Oggetti buoni per una tecnologia sensibile ai valori. Tu ci inviti ad allargare lo sguardo sulla tecnologia, non solo una visione strumentalista, se la tecnologia fosse un po' solo un problema di che uso ne facciamo, per un buon uso o un cattivo uso, ma di allargare lo sguardo agli effetti che la tecnologia ha sul nostro mondo, sulla nostra vita quotidiana, nella misura in cui modella anche i nostri comportamenti. C'è chi sostiene che modella la nostra stessa corporeità, il cervello. Allora la domanda è: quali sono le implicazioni etiche della tecnologia? Se è possibile un controllo umano sulla progettazione di dispositivi tecnologici? E cosa significa controllo umano? Cioè, in che senso? Cosa vuol dire? La progettazione sensibile ai valori. Come tu hai detto, io sto cercando di andare oltre. Allora, oltre che cosa? Strumentalismo è uno dei tre narrazioni più grandi che tendiamo di usare. Quello che cosa significa? Lo vediamo sempre, che la tecnologia è solo un strumento. Un cucchiaio è solo, diciamo, un strumento. Posso usarlo verso dei fini buoni o male. Ma è neutra. Non ha valore in sé. Ok, vediamo questo del NRA, l'associazione statunitense che promuove l'uso e la diffusione delle armi. Diciamo che loro dicono pistoli non uccidono persone, persone uccidono persone. Quella è una narrazione di strumentalismo. Con tutte le narrazioni c'è sempre un aspetto di verità. Questo è vero, ovviamente non è che una pistola si alza dal comodino e andare a sparare qualcuno da sola. Ha bisogno che qualcuno lo prenda in mano e lo userà verso quel scopo lì. Ma una pistola è progettata in una certa maniera, è progettata diciamo, verso quel scopo lì e rende quel scopo più facile di raggiungere che un'altra tecnologia. Usiamo questo esempio delle pistole. Durante la Prima Guerra Mondiale, i sergenti statunitensi erano permessi di portare una pistola molto particolare, 1911, si chiama così perché nasce 1911. Hanno scoperto che dopo la guerra i figli di questi soldati, quando trovavano questa arma, che era una novità perché era semiautomatico, uno dei primi semiautomatici, quasi tutti erano maschi, ci sono stati tanti morti, bambini morti, perché non sapevano cosa sia e pensavano era un giocattolo. Allora, perché era così facile per loro di usarlo verso loro stessi? Non c'erano delle sicurezze, a quell'epoca non esisteva questo concetto che le pistole avevano sicurezze. Allora, loro hanno creato una sicurezza molto furba su il 1911. C'è una sicurezza dove si impugna la pistola, che deve avere un mano abbastanza grande per riuscire a, diciamo, prendere tutta la circonferenza dell'impugnatura della pistola, premerlo per spararlo. Questo è una progettazione per un valore, cioè la sicurezza. Allora, sono adesso conti che possiamo incarnare dei valori nei oggetti. Se vogliamo sicurezza in un oggetto, un sistema, una tecnologia, usiamo quello, qualsiasi parola, per riferire a quella cosa lì, una tecnologia, dobbiamo progettare per quella cosa, invece di aspettare che le cose vanno storte e dopo cerchiamo di migliorarle. La maggior parte delle nostre tecnologie facciamo quello lì. Emerge qualcosa di male e dopo cerchiamo di aggiustarlo. Un'altra narrazione è quello di Technological determinism, si chiama in inglese il determinismo tecnologico, che significa che la tecnologia determina il nostro comportamento. C'è una logica interna alla tecnologia che ci guida, che guida la società verso una fine, che noi non siamo in controllo della tecnologia. Diciamo, non possiamo uccidere il progresso. Il progresso va avanti anche se cerchiamo di fermarla. Diciamo, l'innovazione va avanti, i scienziati vanno avanti a creare le tecnologie anche se non vogliamo, anche se vogliamo fermare la tecnologia. C'è qualche, non vogliamo dire un spirito dentro la tecnologia, ma c'è qualche logica interna alla tecnologia, all'innovazione, che ormai è troppo tardi. Ormai la tecnologia ci ha portato qua e ancora andrà avanti. Vediamo questo nella cinema.
sempre questa narrazione. Diciamo il Terminator, quello è il film forse più famoso, che la tecnologia diventa consciente. Vediamo questo diciamo, più spesso adesso nelle serie TV e nei films. Questa cosa dove l'intelligenza artificiale diventa consciente. Forse dobbiamo dargli diritti, forse penseranno che sono più superiore dell'umanità, che cercano di conquistare l'umanità. Diciamo, tutte queste narrazioni sono fondate su un concetto che la tecnologia determina la società, che noi siamo fuori controllo. Questo conviene tanto a alcune grandi aziende come Google e Microsoft. La tecnologia determina la società, noi non possiamo fare niente, conviene per loro di sostenere questi tipi di narrazioni. Un'altra narrazione, ovviamente, è proprio il contrario. La tecnologia rimane sempre neutra, è neutrale, è strumentale, ma oltre quello non ha nessun impatto, non determina niente del nostro comportamento. È determinato dalla società e basta. Allora, noi siamo in pieno, totale controllo della tecnologia. Ovviamente, visto che possiamo progettare la tecnologia verso alcune fine, si vede che siamo in controllo. Ma non possiamo neanche dire che siamo completamente in controllo della tecnologia. Vediamo, anche io diciamo, sono colpevole in questo, non mi rendo conto tante volte che sto guardando Facebook sul mio telefono e anche sul mio computer simultaneamente. Diciamo, contemporaneamente sto guardando, non mi rendo conto. Sono stati progettati apposta per cambiare il nostro comportamento. Questo si chiama nudging, piccole spinte nel nostro comportamento. Ci sono le spinte più forti e quelle più deboli. Si possono essere usati verso fine buoni o fine male. Per esempio, un fine buono. Diciamo, le dosse che sono sulle strade per farti rallentare. Adesso io, che sono un po' dispettoso, quando li vedo io accelero. Cioè, come lo Stato non può dirmi che devo rallentare qua. Dopo i miei ammortizzatori devo cambiarli. Che ho detto no, le macchine nuove non si rovinano gli ammortizzatori, sì, si rovinano lo stesso. In Inghilterra, per esempio, hanno creato una cosa furba. Allora, loro hanno un piccolo problema con l'inquinamento delle persone che buttano le sigarette. In Italia nemmeno ci pensiamo. Infatti, quando ero a Roma ad epoca, io che sono appena trasferito da Canada, noi non buttiamo mai sigarette, mai. Un cameriere a Roma, io ero in centro storico, stavo fumando un sigaro e io stavo cercando dove posso un portacenere e lui mi guardava con una bocca aperta e nemmeno ha detto qualcosa, lui ha detto così, come, così ovvio, buttalo, non è una cosa impensabile, adesso lo faccio perché ormai sono in Italia. Devo, sì, nudging, hai visto, nudging sociale, delle persone, non della tecnologia. Questo è un buon esempio. Disney, adesso conti di questa cosa, non trovi un pezzo di carta sul pavimento a Disney World, perché loro, con tanti studi, sono reso conti che le persone, la media, tengono un pezzo di rifiuto in mano non più di 20 passi. C'è un bidone ogni 20 passi. Allora, diciamo, non ti secca di tenerlo in mano perché c'è sempre un bidone lì. Allora, in Inghilterra cosa hanno fatto? Sappiamo che loro sono un grande tifosi di calcio, di football. Allora, per non farli buttare spazzatura, particolarmente i sigaretti, sul pavimento, hanno creato questi portaceneri, bidone, diciamo, posti di rifiuto, fatto posto per i sigaretti, trasparenti. Quando c'è una partita, è diviso in due, ci sono la bandiera di ogni squadra. Le persone vanno a votare con le loro sigarette. Queste sono modalità furbe di costruire una tecnologia, una semplice tecnologia, per il valore, diciamo questo, per mantenere la pulizia, per diminuire l'inquinamento. Sono modalità semplici. Un altro che è buono, diciamo, in Giappone, per spingere la salute sociale, pubblico delle persone, per non farli prendere l'ascensore o la scala mobile dalla metropolitana, alcune delle scale l'hanno messo il colore come un pianoforte che se tu lo prendi suona. Allora le persone che dicono questa è una cosa interessante vanno su e giù per farli muovere.
È una piccola novità, è, diciamo, una moda, lo fai una volta, lo fai due volte, dopo lo dice, ma è preso la sera. Dopo ci sono, progettando la tecnologia verso, diciamo, fine meno nobili. Long Island è famoso, allora, Long Island è conosciuto per due cose. Altro che, è quasi tutti italiani che abitano lì, è la parte più ricca, dove c'è tutta la mafia, e le spiagge più belle. Ma nei primi anni del XX secolo, negli anni 20, il progettista dello stato di New York, Robert Moses si chiamava, era un architetto. Lui era responsabile per costruire tutte le cavalcavie intorno a Long Island. Esistono quasi tutti oggi, sì, hanno montato alcuni, ma la maggior parte esistono. Lui ha fatto tutte queste cavalcavie particolari, diciamo, nella circonferenza del Long Island, in modo che coprono le spiagge che lui amava. Perché? Perché ha fatto così? Tutte le, soprattutto le autostrade. Lui le ha costruite abbastanza basse. Basse che i pullman non possono passare sotto. Perché? Lui era un razzista. E negli anni 20, i persone neri e di bassa classe, diciamo, non avevano delle macchine. Negli anni 20 pochi persone avevano macchine, i ricchi avevano macchine, allora loro non potevano proprio arrivare in quei spiaggi lì. Lui ha creato un'infrastruttura che durava adesso 100 anni, ma la tecnologia anche cambia con la società, le persone dalla classe media e bassa, molto più degli anni 20 in cui, diciamo, potevi contare su una mano quando persone avevano una macchina negli anni 20, anche negli anni 30. Adesso, ovviamente, molte più persone di tutte le classi hanno la capacità di andare passare sotto quelle cavalcavie. Allora, una tecnologia ha cambiato la società e l'accesso per un'altra tecnologia ci ha permesso di andare oltre quella tecnologia lì. Le tecnologie, la società, diciamo, c'è questa interazione, diciamo, che non puoi separare la tecnologia dalla società. In realtà sono la stessa cosa, in un certo senso. Noi è quello che noi cerchiamo di costruire, perché quelle cose che noi cerchiamo di costruire ci costruiscono alla fine, cambiano il nostro comportamento.